Presso l'oratorio San Giovanni Paolo II si è tenuto il raduno di gruppi laicali con la partecipazione di Sua Eccellenza Monsignor Vescovo Ciro Miniero e responsabile della consulta Don Donato Orlando. Sono eventi importanti perché da tutta la diocesi convergono delle persone per ritrovarsi, per stare insieme, per vivere l'essere Chiesa nella bellezza delle relazioni e anche nell'impegno ulteriore portare avanti questo cammino a creare ulteriori gruppi, associazioni nelle varie parrocchie come il Vescovo ha auspicato, a rendere sempre più bella la Chiesa come diceva Don Donato. Quindi è importante riunirsi, ritrovarsi, progettare e camminare insieme, essere concreti, però non solo teoria, ma si parlava di vita, di esperienza, di concretezza. Il gruppo è una piccola comunità che in un luogo fanno esperienza di Vangelo e quindi alimentano la loro vita sia attraverso l'attenzione al Vangelo, ma anche l'attenzione verso i fratelli, e quindi si allenano nel crescere in fraternità, facendo poi anche, o meglio, prendendo anche poi l'impegno nella vita ad attuarlo il Vangelo con la forza della comunità di cui fanno parte. Quindi sono molto molto importanti, perché è solo sentendosi in cammino, in rete con gli altri, che si riesce poi a sostenerci l'un l'altro e camminare meglio insieme. Noi siamo qui oggi, per la prima volta ci incontriamo, per censire e conoscere tutti i gruppi presenti in diocesi, i gruppi laicali, sia quelli canonicamente riconosciuti, i gruppi storici, e anche ci stiamo aprendo a nuovi gruppi che sono presenti nelle varie realtà parrocchiali di cui fino adesso non eravamo a conoscenza. Quindi questo incontro è un incontro di conoscenza, è un primo modo per vederci tutti e per incominciare a diffondere un progetto di pastorale d'insieme nel settore dei laici. Lo scopo è quello di far vivere a ogni gruppo laicale non solo la dimensione pastorale, parrocchiale o solo la dimensione propria del gruppo, ma di costruire nell'anno pastorale dei momenti di diocesanità in cui tutti i gruppi si vedono insieme a tutti gli altri gruppi della diocesi, perché noi facciamo parte di una chiesa locale e la diocesanità è un elemento importante anche nella vita di ciascun gruppo.